Erika, partiamo da questa grande realtà che è il Prisma. Riesci a raccontarla brevemente? Ci provo. Il Prisma è appunto una grande realtà, una società di architettura e design che nasce negli anni 70, oggi è diventata teatro di tante realtà diverse che collaborano al suo interno. Quindi dall'architettura al design, ma anche ricerca e sviluppo, certificazione in ambito ambientale, gestione del cantiere, quindi... Roma, Milano... Roma, Milano, Londra, Lecce... Tante in origine Lecce, poi piano piano. Senti, che tipo di servizi fa la società? Cioè a livello architettura va in associazione, firma i progetti, raccontalo un po' bene. Sì, siamo di base general contractor, sì. Quindi partiamo dal concept alla progettazione, dal preliminare all'esecutivo, poi abbiamo gli strumenti internamente per gestire il cantiere, forniamo un servizio appunto di certificazione in ambito ESG, quindi ambientale, sì. Sociale, gestione. Quindi diciamo siamo in grado di coprire il processo veramente dal principio fino alle chiavi in mano. Quindi non ti sarà facile oggi scegliere un progetto da raccontare a fuori studio? Allora, dato il tema dell'outdoor, in realtà ci sono un paio di progetti calzanti che tra l'altro diciamo colmano la distanza che c'è spesso tra il nostro cliente, sì. Che sono le real estate, e poi l'utente finale, che è quello su cui poi noi mettiamo il focus. Allora li vogliamo raccontare, intanto volentieri. Li vediamo. Sono due progetti, uno a Milano e uno a Roma. Sì. Il primo riguarda un complesso di edifici, quindi il tipico business center milanese dei primi anni 2000, con edifici a corte, quindi grande disposizione di aree esterne. E in questo caso... In che zona? Milano Nord. Milano Nord, ok. In questo caso l'ancora per il progetto sono state proprio le aree esterne, perché si trattava di un edificio in parte sfitto ma comunque fondamentalmente attivo. In questo caso la proprietà ci ha chiesto, per ridare vita a questo complesso, di partire proprio dalle aree esterne, quindi dall'attacco a terra di tutti questi complessi. Siamo riusciti a rigenerare queste aree attraverso la costituzione di vari giardini con vocazioni diverse, che hanno poi creato il link con il quale le proprietà hanno attratto tenant, clienti, certo. Scuole, eccetera, e quindi ha dato il via. Per l'outdoor avete competenze interne o vi appoggiate anche a esterni? Noi ci appoggiamo a esterni per quanto riguarda l'aspetto puramente botanico, diciamo, quindi okay, paesaggistico, sì. La scelta delle essenze, però no, la progettazione è interna. Sì. Invece il progetto di Roma? Il progetto di Roma ha una scala leggermente più piccola, siamo all'Eur, un edificio... Non lontano da qui, però. Non lontano da qui, anzi, proprio qua dietro. Un edificio che in apparenza può sembrare molto slegato dal contesto, un contesto chiuso, completamente privato, ma avendo cambiato la prospettiva e il punto di vista, guardandolo dall'alto, si scopre questa copertura che in realtà è immersa nel verde dei parchi dei giardini dell'Eur. Quindi lì l'obiettivo è stato quello di spostare tutti gli impianti che occupavano la copertura e creare questo giardino sopraelevato, che è stato poi appunto anche l'ancora che ha consentito di trovare il tenant, di creare spazi di lavoro all'aperto, di creare appunto questo giardino. Stai dicendo cose molto interessanti, il verde come strumento di progetto, ma anche l'outdoor come strumento di attrazione rispetto a realtà che probabilmente non erano più qualificate, ma che in realtà diventano di nuovo appetibili anche grazie proprio a tutti gli spazi outdoor. Quindi questa in città soprattutto è una tematica sì, forte. E tra l'altro sempre più è una sensibilità degli sviluppatori, delle società diciamo di investimento, che coglie l'importanza appunto di attrarre l'utente finale tramite questo tipo di interventi. Senti, ma da un punto di vista invece dei codici aziendali, no? Quando parli di progettazione esterna ovviamente ci possiamo riferire anche a piccole architetture flessibili, a codici delle aziende che vanno nel sistema outdoor, dagli arredi, alle pergole, alle vele, a tutti gli accessori e gli elementi che compongono questo vocabolario del progetto outdoor. C'è stato uno sviluppo veloce negli ultimi anni, quanto voi utilizzate questo vocabolario e quanto siete in grado con la vostra massa critica
di fargli fare un ulteriore salto, cioè non solo di customizzare, ma anche di cogliere dei vostri indirizzi progettuali per andare in una certa direzione. Riprendo l'esempio di prima di Milano, perché è un esempio calzante. Lì un giardino in particolare di questi quattro che abbiamo creato, l'abbiamo chiamato l'arcipelago, e lo scopo, diciamo, la vocazione di quell'ambito era fornire spazi che fossero fruibili per tante attività diverse, quindi dai campi da ping pong ai calcio balilla, le sedute, lo spazio per il lavoro, la copertura, in questo senso un aspetto particolare è anche il tempo, no? Certo. L'arredo che tu inserisci in uno spazio esterno inizialmente è solo arredo, poi col tempo giusto diventa uno spazio verde, ha cresciuto tutto quello che doveva crescere intorno, e quindi anche interessante, cambia aspetto. Esatto, è interessante il rapporto tra oggetto inanimato e verde che poi prende il suo spazio. Un'ultima domanda, c'è una parola chiave, un payoff che utilizzate spesso, che gira tra di voi internamente, o che comunque è anche un po' una chiave d'accesso rispetto ai clienti, per esempio? Il payoff ufficiale del Prisma è Design Human Life, quindi proprio questa tendenza all'individuo che poi vive lo spazio. Se dovessi scegliere una parola sola, ti direi attivazione. Bello, è la prima volta, quindi complimenti. Spieghiamola. Certo, partire dal concetto che uno spazio architettonico non basta a se stesso, a meno che non si crei quella scintilla di vita al suo interno, che quindi lo trasforma in un polo gravitazionale attorno a cui le persone appunto vivono lo spazio. Grazie. Grazie a te.